Finisce col punteggio di 4-3 l'atteso match tra il Marina di Schiavone e il Real Sant'Agata. Allora, un inizio di gara davvero molto bello, la sua squadra ha giocato bene, è passata in vantaggio, poi ci sono stati il pareggio della squadra ospite, poi altri due gol, addirittura il 4-1 di Rizzuti sul finire di tempo. Poi nella seconda frazione di gioco due gol del Real Sant'Agata con uno Schiavone un po' sottotono. È vero, noi sapevamo di affrontare una squadra ostica, quadrata, rognosa, visto anche il risultato della settimana scorsa, e loro venivano da quattro pareggi consecutivi. E noi siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio subito, poi abbiamo preso gol su palla inattiva da una punizione da 30 metri, poi la squadra ha reagito bene, abbiamo chiuso il primo tempo sul 4-1, poi nel secondo tempo devo dire che l'atteggiamento della squadra non mi è piaciuto tanto e sta di fatti che la partita poi è finita 4-3. Il terzo gol del Real Sant'Agata è arrivato al 49esimo, quindi a 5-6 secondi dalla fine dell'ultimo minuto di recupero. Avete avuto anche altre occasioni, i legni colpiti da una parte e dall'altra, però vorrei sottolineare il bel atteggiamento di entrambe le squadre. È una gara qualitativamente non da prima categoria. Assolutamente, sono d'accordo. Io devo fare i complimenti a questa squadra. Sono venuti qua a giocarsi la viso aperto. Ripeto, sapevamo di affrontare una squadra non semplice da battere. E il campo poi l'ha dimostrato. Per mezz'ora mi è sembrata una squadra capace di battagliare anche nei piani alti della promozione, perché nel primo tempo, dopo l'1-1, avete veramente messo in difficoltà l'avversario, l'avete tramortito con tre gol, e non tutti fanno tre gol in pochi minuti al Real Sant'Agata. Ripartendo da qui si può continuare su questa strada? È vero, io lo dico sempre, se la mia squadra gioca concentrata non ce n'è per nessuno, a maggior ragione qui in casa. Noi, uno che vede i gol che abbiamo fatto oggi, tutti su azione corale, su cose che proviamo in settimana, e questo mi dà soddisfazione. Ripeto, dopo il 4-1, poi il secondo tempo, non dico che ci siamo rilassati, però l'atteggiamento non mi è piaciuto. In questi campionati, anche se il gol del 4-3 è arrivato all'ultimo momento, non bisogna abbassare mai la guardia, perché l'insidia è sempre dietro l'angolo. Siamo con Mister Vaccaro. Allora, sicuramente un risultato che magari vi lascia con l'amaro in bocca, però obiettivamente, soprattutto nel primo tempo, il Marina di Schiavone ha dimostrato di riuscire a fare male, perché è passato in vantaggio la squadra di casa, poi voi siete passati sull'1-1, però poi c'è stata una mezz'oretta nella quale, secondo me, i padroni di casa hanno legittimato, andando addirittura sul 4-1 alla fine del primo tempo. Poi nel secondo tempo bene il Sant'Agata con il Marina che si era un po' abbassato. No, non ci lascia con la mare in bocca, perché abbiamo meritato di perdere. Io sono sempre obiettivo, lo sai. Questa è secondo me la migliore squadra che ho incontrato, ma non avevo dubbi. Loro, come hai detto bene, hanno chiuso la pratica il primo tempo sul 4-1. Poi è normale, è fisiologico che la squadra tira i remi in barca, non ha più, cerca di gestire il risultato, e quindi per cui noi abbiamo trovato due gol per caso. Non è che abbiamo dimostrato, siamo arrivati alla manovra, oppure abbiamo dimostrato di tenere il campo come hanno tenuto loro. Quindi non abbiamo nessuna mare in bocca, abbiamo fatto quello che potevamo fare. Sicuramente noi sull'1-1 potevamo stare più stretti e cercare di mantenere le giuste distanze per tenerci in partita. Non ci siamo riusciti, un po' per la bravura loro, un po' perché noi ci siamo allargati troppo, i reparti erano molto larghi e loro entravano bene con i giocatori che conosciamo, con Bianchi, con Brillante, con Sposato a sinistra. Hanno trovato lei, adesso sta facendo un elenco di giocatori, hanno trovato spesso la superiorità numerica, perché saltavano, sì, sistematicamente. Hanno trovato la superiorità numerica, per cui hanno dimostrato e hanno ottenuto quello che volevano, il 4-1. Poi, ripeto, siamo rientrati in partita, ma non dovevamo obiettivamente rientrare.